L'alba sta sorgendo, salutate il nuovo giorno. Oggi per la sezione della Vertical Diet andremo a vedere degli esempi pratici su come suddividere i vari macronutrienti, cioè proteine, grassi e carboidrati, per diversi obiettivi. Per esempio, se vogliamo dimagrire, specialmente se vogliamo dimagrire velocemente, Stan Effelding consiglia 2,2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. 2,2 sembra un numero strano, ma è semplicemente la conversione da libbre a grammi, no? Un chilo sono 2,2 libbre e lui consiglia 1 grammo per libra di peso corporeo, tradotto in chili è 2,2 grammi per chilo di peso corporeo. Poi 100 grammi di carboidrati al giorno e grassi la restante parte. Qua bisogna fare il calcolino che è per vedere quante calorie consumiamo come metabolismo basale e toglierlo un pochettino per andare in deficit calorico e dimagrire. Comunque, prendere queste tot proteine, tot grassi, poi restanti, tot proteine, tot carboidrati e restanti in grassi. Invece, per la ricomposizione corporea, cioè questo è quando vogliamo fare massa pulita, cioè mettere muscoli ma senza ingrassare, rimanere sempre magri, o addirittura mettere muscoli e nello stesso tempo dimagrire, consiglia sempre 2,2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, 200, da 250 a 400 grammi di carboidrati e 75 grammi di grassi. Infine, per fare proprio massa pura, se vogliamo diventare grossi velocemente, consiglia 1,3 da 1,3 a 1,8 grammi di proteine per peso corporeo e qua già uno dice: ma come? Se voglio diventare più grosso e mettere più muscoli, devo mangiare meno proteine? Sì, perché andremo a mangiare tanti tanti carboidrati, e i carboidrati, come dire, salvano proteine, le rendono più efficienti. Cioè, più carboidrati mangiamo, meno abbiamo bisogno di proteine. Perché, per esempio, se mangiamo meno carboidrati, il nostro corpo inizia a usare le proteine del nostro corpo, se gli servono, per trasformarle in glucosa, eccetera. Mangiando tanti carboidrati, quello non succederà. Comunque, ci torneremo in futuro. Per cui, da 1,3 a 1,8 grammi di proteine per peso corporeo, da 600 a 1000 grammi di carboidrati, naturalmente. Dipende quanto siete grossi, e dei grassi 100-150 grammi. Adesso, questi sono esempi pratici e semplici, però non vuol dire che possono essere adattati a chiunque naturalmente. Cioè, se siete un uomo di 80 kg, per 1,75 m mangerete in un modo diverso da che se siete 110 kg di uomo per 2 metri, no? Sono due cose diverse e andrete a mangiare in modo diverso. Questo è solo un esempio per far capire un po' i rapporti. Comunque andiamo a dire qualcos'altro. Per esempio, nei giorni off, cioè nei giorni in cui non ci alleneremo, mangeremo meno carboidrati. Semplicemente possiamo togliere il shake post-workout, cioè diciamo i nostri integratori post-workout, i carboidrati che andiamo a mangiare dopo allenamento, non li prendiamo perché se naturalmente non ci alleniamo dopo allenamento, che non c'è, non prenderemo niente. E inoltre toglieremo i carboidrati a colazione. Sui carboidrati a colazione ci torneremo ancora in futuro. Inoltre, quando mangiamo pochi carboidrati, è meglio se prediligiamo fonti proteiche più grasse. Per esempio, nel dimagrimento, no? In cui andremo a mangiare pochi carboidrati, che in pratica sono solo i carboidrati che servono per, diciamo, dare benzina all'allenamento, no? Per avere energia ed essere performanti durante l'allenamento. Ecco, in questo caso andremo a prendere fonti proteiche più grasse perché mangiamo pochi carboidrati. Per esempio, al posto del filetto di carne che è magrissimo, possiamo andare a mangiare una ribeye, no? Che bella grassa, cioè una bistecca grassa al posto di una bistecca magra, se volete mangiare più grassi, eccetera, eccetera. Poi è consigliabile fare 4-6 pasti al giorno, cioè tanti pasti frequenti. In ogni pasto è buono che ci siano dai 20-40 grammi di proteine, ma di questo abbiamo già parlato in passato. E inoltre, se si ha fame, se per esempio quando vogliamo dimagrire soffriamo la fame e non riusciamo ad essere, diciamo, diligenti col programma perché abbiamo troppa fame, ecco che allora possiamo andare a sostituire dei cibi e usare cibi più sazianti al posto di cibi meno sazianti.
Metterò un link in descrizione in cui c'è tutto un elenco di cibi, quindi il potere saziante in paragone a loro, e in inglese purtroppo non lo trovo in italiano, ma è molto utile ed è facile da leggere. Per esempio, le patate bianche bollite sono molto più sazianti del riso bianco, per cui se dobbiamo andare a mangiare 100 g di carboidrati, se li mangiamo dalle patate bianche bollite, ci riempiranno molto di più e avremo meno fame, confronto a mangiare dal riso bianco. Oppure mangiare un'arancia intera è più saziante che bere il succo d'arancia. Questo è ovvio, ma è sempre meglio dirlo. Per oggi finiamo qua e ricordatevi che quando si desidera veramente qualcosa, essere avvolti dalle fiamme non è poi così male, e noi ci vediamo la prossima volta.